Dunque, salve a tutti ragazzi e ragazze. 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 Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. È passato un anno. Sì, wow, me ne sono preso conto prima mentre scrollavo a caso tra i miei video e ho notato che il primo video è stato caricato l'11 maggio dell'anno scorso, del 2015. A dire il vero non so per quale motivo ero convinto fosse stato il 28 il mio primo video, quindi stavo preparando questo video aspettando e poi mi sono reso conto che ero già in ritardo di una settimana, ma voi fate finta di niente, ok? Quindi sì, diciamo che avevo questa mezza intenzione di fare, non so, prendere un po' come un vlog, un po' come video, non lo so comunque, un po' raccontare come è stato questo mio primo anno su YouTube, come è iniziato, come è cambiato, cosa è successo, sapete, le solite cose. Appunto, come dicevo, ho caricato il primo video l'11 maggio del 2015 in un giorno in cui mi annoiavo. Cioè, non è vero, non è che mi annoiassi. In realtà diciamo che volevo riprendere a fare video su YouTube perché ai tempi, anni in memory fa, avevo un canale di gameplay dove però, sì, era una roba veramente piccola, non mi cagava nessuno. Facevo video, ma mi resi conto in quel periodo che i miei video li facevo più che altro più che per giocare, per parlare. E allora ho detto, che cacchio faccio i video di gameplay se mi interessa parlare? Facciamo dei video dove parliamo effettivamente, che è quello che ci piace fare, no? Solo che sì, ho detto, di che caspita parlo, non avrei idea, vorrei fare anche qualcosa di, diciamo, originale, che nessuno abbia fatto, anche se è praticamente impossibile sbucare su internet un qualcosa che non sia già stato fatto. Però poi mi è venuta in mente la cosa delle differenze tra il libro e il film di Harry Potter, perché era una cosa di cui ogni tanto la gente parlava, sai, una cosa che spesso viene citata su internet, ah, perché hanno fatto questo, hanno tagliato l'altro, però nessuno ne aveva mai parlato in maniera ampia. E mi sono detto, hey, questo è effettivamente un argomento di cui io so qualcosa, perché se c'è una cosa di cui mi considero esperto, credo sia Harry Potter. L'unica cosa che effettivamente posso dire, riconoscere in ogni aspetto, è Harry Potter e basta. Sì, cioè non è proprio la cosa che uno si scrive nel curriculum. Hey, quali sono le sue particolarità? Sono un esperto di Harry Potter. Sì, ma questa è un'azienda siderurgica, cosa ce ne frega? Non lo so, però questo è quello che so fare. Sì, diciamo che non è proprio il massimo, ma comunque ho messo insieme tutte queste cose ed è uscito il mio primo video, che era abbastanza un video di merda. Cioè, io ancora adesso mi ritengo faccia video di merda, però diciamo che ora è un po' migliorato. Sono un minimo migliorato, dai, non è proprio lo schifo che c'era all'inizio. Sono abbastanza soddisfatto dei miei video adesso come sono, anche se non sono ancora quello che... Io non ho idea di cosa vorrei che i miei video fossero, sinceramente. Io faccio robe, essenzialmente, questo è il mio canale. Faccio robe in video e le metto su internet. Però il mio primo video era abbastanza un disastro. Non era un disastro, era abbastanza disordinato, perché non avevo un copione. Cioè, io veramente quel primo video ho preso a vanvera, ho messo la telecamera, l'ho fatta partire, ho parlato per una ventina di minuti e infatti balbettavo tantissimo, mi perdevo, non mi ricordavo cosa volevo dire, saltavo pezzi. Credo che il secondo video, che è quello sull'ordine della fenice, sia... No, davvero, lo ritengo il peggior video che abbia mai fatto, perché sono 40-45 minuti di io che parlo e balbetto e dico robe perché non mi ero preparato un discorso, non avevo un copione e andavo a vanvera e non ero ancora preparato ai tempi. Ora forse già riuscirei a farlo un po' meglio, probabilmente, ma ai tempi no, decisamente no. Poi da quel video in poi ho iniziato a scrivermeli, a farmi un copione, a seguire una scaletta. E infatti già si vede che il video dopo, che era quello sulla pietra filosofale, è già molto, ma molto più scorrevole, si capisce che non sto parlando a cazzo. Però comunque, ritornando al mio primo video, io ho avuto un successo, se possiamo chiamarlo così, un relativo successo che non mi aspettavo. Nel senso, io ho caricato il mio primo video, ho detto, vabbè, probabilmente se faccio 50 visualizzazioni sono contento. Invece, quindi ho caricato il mio primo video, l'ho un po' spammato alle pagine di Facebook che trattavano di Harry Potter, perché boh, non sapevo dove altro cercare pubblicità. Alcune di queste me l'hanno pubblicato, ho avuto un culo incredibile, perché la qual era? Aspetta, mi sembra fosse A te che sei rimasto con Harry Potter fino alla fine, con Harry fino alla fine, scusate. Mi aveva pubblicato il video tipo per un'ora, perché diceva, è un video molto bello, mi piace, però le nostre policy non ci permettono di lasciare roba per troppo tempo, se vuoi te lo pubblico per un'ora. Però già solo quello insieme agli altri mi è bastato e... Adesso non ricordo, però già solo dopo un giorno avevo 200-300 visualizzazioni, ero tipo, oh mio Dio, non me le sarei mai aspettate, perché per un canale che era appena nato, senza niente, senza una partnership, senza avere pubblicità, cioè sì, pubblicità quella poca che avevo, era veramente un sacco, quindi... Mi sono preso bene, perché molti, appunto, nessuno aveva mai fatto quella cosa, è stata accolta piuttosto bene. Mi sono preso bene appunto per i commenti, per la gente che diceva vai, continua, vai avanti, e sono andato avanti essenzialmente. E quindi sì, i miei primi video si sono incentrati praticamente su questo, erano quasi tutte
differenze tra libri e film, roba così. Poi è stato strano perché ho fatto video per un mese e poi tra il periodo tra giugno e luglio ho smesso di botto perché, boh, non avevo voglia. Cioè, essenzialmente era stato quello. Non mi ricordo esattamente perché, ma... Ah no, in realtà sì, mi ricordo perché stavano succedendo un sacco di robe nella mia vita e il mio ultimo pensiero era fare video in quel momento. Quindi sì, c'è stato quel mese di pausa e poi ho ripreso su, di nuovo con, sempre con i video di Harry Potter. Li ho mandati un po' avanti finché sono finiti. Nel frattempo ho iniziato a fare anche altre robe, ho iniziato a buttarci qualche vlog a caso. Anche se sui miei primi vlog ero abbastanza, boh, non lo sapevo, ho detto, ero lì tipo, ma sto raccontando i cazzi miei, a chi frega di cazzi miei? Però ho detto, vabbè, tanto nel mio canale ho sempre buttato, e quello è stato il periodo in cui ho iniziato a buttare roba nel mio canale, ho detto, vediamo dove va, perché ok, in quel periodo si incentravano sui video, sulle differenze tra i libri e i film di Harry Potter, ma sai, i libri e i film ad un certo punto sarebbero finiti, quindi non potevo incentrarmi solo su quello, prima o poi sarei dovuto andare a cercare materiale da un'altra parte. Quindi ho iniziato a fare varie robe per vedere come sarebbe andato, ho iniziato i vlog, ogni tanto facevo per raccontarvi cazzi miei, appunto, come ho detto. C'è stato il periodo dei latte e biscotti, non so se ricordo ancora i latte e biscotti, che erano un po' delle mie recensioni, se vogliamo dire così, dove comunque io parlavo e dicevo la mia su saghe, su libri, su film, rigorosamente senza copione, ma lì fatto apposta, era proprio un discorso improvvisato, come se fosse una chiacchierata tra amici. Che, boh, non è che fossero... Cioè, date biscotti, non è che molti se li siano cagati, ma per le ragioni giuste, nel senso... Se io ho un canale che aveva una base di iscritti basato su Harry Potter, se mi metto a parlare di Breaking Bad, è ovvio che soltanto un decimo di quella gente si riguarda, qui effettivamente interessa anche Breaking Bad. Però, diciamo che date biscotti... Sì, andavano bene, ma non era quello che volevo fare, perché più o meno tutto questo anno è stato un po'... Io che mi indirizzavo verso quello che voglio fare, che ancora non l'ho capito. Intanto i mesi passavano e voi iniziavate a crescere, 100, 200, 500, 1000, pian pianino gli iscritti salivano. Soprattutto le view sono sempre state relativamente alte, perché sul mio canale è sempre successa una cosa abbastanza strana, perché di solito la gente ha un tot di iscritti e le views sono quasi sempre minori dei numeri di iscritti. A me è sempre successo il contrario, cioè io tipo avevo 200 iscritti ma avevo video che avevano anche 2000, 3000, 5000 visualizzazioni, perché diciamo che me la sono giocata sui tag. E qui è iniziata un po' la parte dell'impatto, perché appunto voi stavate crescendo e la cosa si stava, come dire, non so per come spiegarlo, ma piano piano alcuni degli iscritti si iniziavano più che ad affezionarsi al contenuto dei miei video, alla persona, cioè a me. Cominciavano ad arrivarmi messaggi, soprattutto su Facebook, anche nei commenti, di gente che mi faceva i complimenti, di gente che mi ringraziava perché gli piacevano molto i miei video e erano contenti di avere ogni tanto, sai, due volte a settimana quella ventina di minuti in cui proprio mi dicevano... Diciamo sempre, aspetto quella ventina di minuti in cui io mi siedo, metto un tuo video per una ventina di minuti e non sto rilassato, tranquillo, ti ascolto. Che per me erano cose molto, cioè, d'impatto, per dire, wow, cioè, la gente frega quello che faccio, io sta roba la faccio per noi e poi c'è la gente che piace, tipo, ok, sono contento di sta cosa. Poi è arrivato lo speciale di Natale, che è stato un po' quello che pian pianino ha iniziato a dare una svolta. Perché lo speciale di Natale, che è stato quel video, vabbè, la storia dello speciale di Natale lo sapete, che ho scritto, girato e montato tutto in 2 giorni, perché mi è arrivata l'idea per il video di Natale 2 giorni prima di Natale, ed ero, merda, mi devo sbrigare, presto scrivi, monta, taglia, vai, registra, tutto così, un casino assurdo il mio Natale è stato per via di quel video. Però poi è stato apprezzato molto molto bene, veramente quel video è esploso per me, perché non per le views, perché boh, sì, ne ha fatte abbastanza, però più che altro per i commenti, perché tutti erano, oh mio Dio, che figata, mi piace sta cosa. E per me quel video è stato molto importante, perché lì ho fatto il primo esperimento su quello che avrei sempre voluto fare, ovvero ho raccontato una storia, ho scritto una storia e l'ho raccontata, perché quello che ho fatto essenzialmente non era un video, c'ero io che scrivevo e raccontavo cose, fine. Sono riuscito a trasmettere un video in cui ho trasmesso una storia semplicemente raccontandola, solo tramite i suoni della mia voce e della musica, e il resto ho lasciato tutto all'immaginazione dell'ascoltatore. Ed è andato molto bene, per me quella è stata una cosa, ho detto ok, quindi forse potrei fare qualcosa del genere. Da qui tra l'altro è sbucato quel bisogno di, quello che io chiamo il quando esce i Doni della Morte parte 2. Cosa vuol dire? Perché c'è stato un periodo di distacco di varie settimane prima che uscissero le differenze tra le due parti dei Doni della Morte. E praticamente io ogni volta che caricavo un video, o anche no, cioè la gente continuava a spammarmi, quando esce le differenze, quando esce le differenze, quando è ovunque, ero tipo, perché la gente lo aspettava. E dopo che poi è finita sta fase, sono arrivato di nuovo in quella fase in cui ho detto,
ho bisogno di un nuovo format, di un nuovo video che sia richiesto, nel senso che la gente si aspetti qualcosa a puntate, perché in quel periodo, nell'inverno, diciamo così, i miei video erano molto casuali. Autunno e inverno sono stato abbastanza casuali, la gente non sapeva cosa aspettarsi, non diceva ok, non vedo l'ora che esca la prossima puntata di sta roba, perché facevo video scollegati tra di loro. E ho detto, ho bisogno di qualcosa che sia a parte, comunque episodio, comunque un appuntamento fisso, perché voglio che la gente aspetti la roba, perché mi ero lamentato tanto, ma a me in realtà piaceva che la gente mi spammasse chiedendomi le cose, perché voleva dire che l'aspettava e che gli piaceva. E la cosa è arrivata con Memorarum. Memorarum, dopo il successo che ho visto che ha avuto lo speciale di Natale, ho detto, ehi, questa cosa della storia mi piace un sacco, perché non partiamo dall'inizio riprendendo questa storia e iniziandola da capo, raccontandola tutta? E così è stato, ho scritto il primo Memorarum, l'ho girato, l'ho pubblicato, è stato accolto molto molto bene su questo, ma in realtà tutti i miei video sono stati molto accolti molto bene, non credo che siano stati video che non vi siano piaciuti. Infatti non so se siete voi che siete dei lecchini, che quindi sì, vi va bene tutto, o se sono io che effettivamente faccio roba bella e vi piace tutto, non lo so, non l'ho mai capito. E non posso neanche chiederlo, perché l'unica volta che ho chiesto, ma voi non mettete non mi piace, avete messo il non mi piace sotto quel video solo perché l'ho detto, quindi sì, non posso chiedere per ora un parere veramente oggettivo. Ma comunque non era questo il discorso. È iniziato Memorarum e ha avuto parecchio successo, perché la gente piaceva, perché un sacco di gente mi ha detto grazie, mi hai fatto immedesimare un sacco in questa storia, mi sembrava di essere veramente lì che la vivevo. E per me, per qualsiasi scrittore, credo che questo sia, oddio, scrittore, mi sono appena autodefinito scrittore, ma comunque per chiunque scriva un racconto, credo che questo sia quello a cui mira, cioè a far immedesimare il lettore nella sua storia ed esserci riuscito. A me, cioè, mi è piaciuto un sacco, è stato quello a cui puntavo. E nel frattempo continuiamo a crescere. Credo che il picco, diciamo così, del mio percorso YouTube di questo anno sia stato quando ho ricevuto la mia prima lettera da un fan, spedita da un fan, che per me ha significato tantissimo, perché segretamente era una cosa che ho sempre desiderato. È un po' difficile da spiegare, ma essenzialmente mi ha fatto moltissimo piacere pensare la sola idea di una persona che non mi conosce effettivamente, che io non conosco, lui non mi conosce di persona, ma solo attraverso uno schermo, che però si ritaglia parte del suo tempo per dedicarlo a me. Io l'ho vissuta come una cosa molto carina, per dire così. Poi non è l'unica, mi sono arrivate, adesso in questo periodo stanno cominciando ad arrivarmi ogni tanto delle lettere, delle fanart, dei disegni. Per me questo è il picco, per me, perché vuol dire che effettivamente, boh, ti fa sentire apprezzato. Ma non solo questo, in realtà tutti i commenti, e questo è, penso che uno dei motivi per cui effettivamente io ancora adesso faccio video e tutto quanto, è per il riscontro che ho da parte del pubblico, perché sì, mi piace essere apprezzato, mi piace che mi fate complimenti, non posso farci nulla, è umano, e sono umano. Poi anche quando sono stato al Torino Comics qualche settimana, mese fa, adesso non ricordo già più, mi perdo nel tempo in questo periodo, è stato bello, perché sono stato anche fermato da un mio fan, che tra l'altro bellissimo, c'erano tutti i miei amici che si fermavano per fare le foto loro con i cosplay, a me è successo il contrario, io non facevo foto con nessuno, mi è arrivato un cosplayer di Harry Potter che mi ha chiesto, posso fare la foto con te? E ero tipo, sì, ok, ero molto contento, perché era un mio fan, tra l'altro ti saluto, non mi ricordo più il tuo nome, mi dispiace, però sì, ti saluto. E anche quella è stata una cosa molto bella, perché, come dire, iniziavo a entrare in quest'ottica. Per carità, poi dico, non è nulla di che, sono ancora molto piccole, mi ritengo piccole, va bene così. Io sono però molto contento di dove siamo arrivati già dopo questo anno, perché cos'ho? Ho quasi 1800 iscritti, che non è tantissimo se guardi alla gente che ha i milioni, però per me, per un canale che è partito da niente, da poco, è tantissimo. Quasi 200.000 visualizzazioni, che per me è una cifra assurda, perché come al solito dico, la gente non c'ha un cazzo da fare. Ogni tanto guardo io nelle analytics, cioè nei dati dei miei video, anche mi dice tipo la somma dei video, la somma dei minuti che sono stati guardati, e sono tipo milioni di minuti. Dico, ma la gente potrebbe curare il cancro in questo, vabbè, usando questo tempo, invece lo usa per i miei video. Però vabbè, casi così. E questo è arrivato fino a qui. Cosa mi ha portato? Però in realtà YouTube mi ha aiutato su tantissime cose, perché ha anche aiutato me, nel senso che sono molto migliorato, e penso, almeno io ritengo di essere abbastanza migliorato anche nel parlare. Cioè, anche questo video adesso lo sto facendo, è tutto improvvisato, non è che me lo sono scritto. Però mi ritengo che sia molto più sciolto nel parlare rispetto a come era appunto nei primi video, che ogni 3x, aiuto, ero così. E mi ha aiutato molto. Infatti quest'ultimo anno scolastico, quest'ultimo anno di liceo, mi è andato molto bene nelle interrogazioni, perché non sapevo un capo, però sapevo parlare bene, quindi ok, sapevo districarmi, davo l'impressione di essere uno colto, che sa le cose, perché parlavo bene.
e anche la scrittura, ho iniziato a scrivere molto anche per i miei video, prima in forma di copione, poi quasi di racconto, in forma di memorarum e tutte le altre cose, quindi anche la mia scrittura è migliorata abbastanza, quindi sì, vi devo i miei buoni voti di italiano essenzialmente. E questo ci porta qui, però cosa porterà adesso il futuro? Perché io ci penso spesso a dove andrò con questo canale. E ho già varie idee, adesso sicuramente continueremo a Memorarum, che spero nel tempo possa evolversi. Se nel tempo, con il tempo avrò i mezzi, Memorarum probabilmente si evolverà. Cercherò di portarla anche fuori da, come dire, dalla mia cameretta e fare delle robe anche più fighe, che per ora non posso perché... sì, essenzialmente uso il mio telefono per registrare, che è un ottimo telefono e quindi va bene, però per il resto non posso andare da mia mamma a dire: mamma, mi dai un affitto per prendermi una videocamera. Probabilmente, essendo che quest'anno finirò, si spera, il liceo, il prossimo anno andrò a cercarmi da lavoro almeno part time da qualche parte, inizierò a mettere dei soldi da parte in modo da iniziare anche a prendere un po' più attrezzatura professionista, in modo comunque che riesca ad avere un comparto tecnico migliore e anche altre cose. Ora in questo periodo vi chiedo scusa, probabilmente già adesso ho iniziato, ma da qui al prossimo mese ci sarà un po' di calma, spero di riuscire a fare qualche video, ma non lo so perché avrò gli esami, ho l'esame di maturità, avrò la testa altrove, quindi sarà un po' di pausa, boh, magari no, forse riuscirò a fare qualcosa nel frattempo, ma da dopo quest'estate io ho già un sacco di piani per quest'estate. C'è una serie che voglio iniziare, a cui tengo particolarmente, che spero di riuscire a fare perché non ho idea, dove vi porterò essenzialmente nella mia testa, che so che può sembrare strano, ma io non vi ho mai parlato essenzialmente di me. Cioè sì, vi parlo spesso delle mie cazzate, anche nelle live, di quello che faccio, ma non vi ho mai parlato di me. E fidatevi, so che magari può sembrare una cosa superba che mi stia tipo stia facendo l'altezzoso, però ci sono un sacco di cose nella mia testa che secondo me, se raccontate in forma di video, uscirebbero molto molto bene, anche perché io ho pagine e pagine di diari mentali scritti su tutta l'organizzazione mentale che ho in testa, perché... e spero di riuscire a portarvelo. Ho già iniziato a scrivere qualcosa, ma me lo lascio poi per l'estate. E sì, però tutti questi progetti e tutto quanto arriverà un po' dopo, non troppo dopo, fra qualche mese, quando finirò il liceo e diciamo inizierò ad avviarmi più verso quella vita ad adulto, ma anche più libertina, in cui avrò più tempo per me, perché vabbè che andrò all'università, ma almeno potrò finalmente gestirmi il mio tempo da solo. Probabilmente facendo dei casini di merda, perché come vedete già questo video doveva uscire 9 giorni fa, però ho sbagliato perché sono altrove con la testa in questo periodo. E quindi speriamo sì, probabilmente mi troverò a dormire 3 giorni di fila perché avrò fatto casino, non lo so, grazie al cielo non inventerò mai una macchina del tempo, se no pensate che casini. E quindi sì, si vedrà ragazzi, e lo vedremo insieme, questo sicuramente. E infine mi sembra doveroso, beh, ringraziarvi ragazzi, perché non sarei mai arrivato fin qui, che poi arrivato fin qui dico minchia, sembra che sei diventato presidente del mondo. No, sono sempre qua su una sedia un anno dopo a fare video parlando davanti a una telecamera. Però non sarebbe stato nulla di quello che è stato senza di voi. Non so più parlare, basta. Però no, a parte gli scherzi, volevo davvero ringraziarvi, perché siete sempre stati molto aperti verso di me. Cioè qualsiasi cosa vi abbia proposto vi è sempre piaciuto, mi avete sempre detto la vostra, avete sempre apprezzato. E vi voglio bene, essenzialmente. E come ho scritto in alcune lettere a cui ho risposto, io ormai vi considero un po' la mia piccola grande famiglia digitale, perché vi voglio bene come se foste... sono papà Castore essenzialmente, mi vedo... no, non è vero, però quasi. E vi voglio bene perché sì, molti di voi ormai li conosco, sembra strano da dire, però tra le live, tra gente che commenta, ormai li conosco. Quando mi arriva un commento di Tizio o di Tale, so chi è e mi aspetto già cosa dica, mi fa piacere sapere la sua e rispondere, robe così, quindi sono contento che ci sia questo dialogo. E quindi sì, non so più cosa dire, ho già parlato abbastanza, vi faccio sempre una testa assurda con questi lunghi dialoghi, monologhi. Discorso del re, discorso dello youtuber, ci starebbe un film, discorso dello youtuber, no, non ha senso, basta. Basta, che poi finisco per dire altre minchiate e mi perdo. Quindi sì ragazzi, grazie per esserci stati, grazie per avermi seguito fino adesso, grazie per tutto, per le lettere, per il disegno, per i commenti, tutti quanti, per i messaggi che mi scrivete strappalacrime ogni tanto su Facebook, perché ogni tanto arrivano la gente che dice che mi ringrazia perché sta passando periodi difficili, ma almeno ai miei video, e quella è una cosa che mi dice ok, sono molto wow, non pensavo di avere questo impatto, io non realizzo l'impatto che sto iniziando, diciamo, ad avere sulla gente. Quindi di nuovo per l'ennesima volta grazie ragazzi, è stato un anno veramente fantastico,
Mi sono divertito un sacco, anche perché è molto bello la mattina mentre faccio colazione scorrere nei commenti, vedere cosa dice la gente, cosa mi scrive. È proprio sono piccoli cambiamenti nella mia vita che però hanno avuto abbastanza un grande impatto su di me, soprattutto sulla mia autostima e sulla mia capacità di relazionarmi alle altre persone. Quindi qui concludo e noi ci vediamo un prossimo video, spero il più presto, spero di riuscire ancora a buttare qualche cosa prima di entrare nel vivo del marasma di tutti questi esami di merda, di maturità che non serve a niente, però ce li impongono. E quindi sì, grazie per avermi seguito fino a questo punto e ci vediamo al prossimo video, ragazzi, ciao a tutti.